Luna, buonasera. Questo è il centro di ricerca Finterra. Vuoi parlare con una persona responsabile del centro? Sì. La persona responsabile del centro si trova lì in fondo. È sempre così impegnato, quindi cerca di essere chiaro e conciso con lui. È conciso. Ok, vabbè, c'è niente qui sopra. Esaminiamo prima questo, il sensore Sheikah. Appunti sul sensore Sheikah, autore Simon, o Simon. Il sensore Sheikah è uno degli strumenti di base della tavoletta Sheikah. Quando rilevano le sacrali ancestrali al cui interno si trovano le prove per il prescelto, emette un suono. L'intervallo tra i suoni diventa sempre più breve man mano che ci si avvicina al sacrario. Per interrompere la ricerca, selezionare mappa, sensore Sheikah disattiva. Ok, è quello che abbiamo fatto noi qualche episodio fa. Simon, buonasera. È la prima volta che vedi così tanti libri riuniti in un unico posto? In Hyrule direi di sì. Qui abbiamo raccolto tutto ciò che è stato scritto finora sulla civiltà ancestrale. Però non saprei dirti esattamente quanti libri ci sono. Eh? Non dirmi che quella che vedo sulla tua cintura è la tavoletta Sheikah. Non c'è dubbio, è la vera tavoletta Sheikah, confermi? Mi vergogno ad ammetterlo, ma è la prima volta che la vedo. A dire il vero, mi sarebbe veramente utile se mi potessi spiegare che tipo di strumenti ci sono installati. Lo Stasis, il Calamitron, ah sì. La bomba radiocomandata e il Glacier. E poi qualcos'altro? Non hai altri strumenti? Eh? Che strano. Possibile che tu non abbia gli strumenti di base? Che vuol dire? Immagino che ci sia un motivo più che valido. Oh, che sbadato. Scusa, ho dimenticato di presentarmi. Mi chiamo Simon. Tu sei? Sei Link, vero? Come mi conosci? So tutto di te, la venerabile Impa mi ha raccontato molte cose. Gli scritti dicono che quando un giovane con la tavoletta Sheikah apparirà, sarà nostro compito aiutarlo. Quindi inseriscimi la roba di base, va, lì dentro. Il suo nome sarà Link e, risvegliandosi dal sonno rigeneratore, sarà fonte di speranza per il nostro mondo. Oh, che sbadato, stavo per dimenticare una cosa importantissima. No, no, non è per te, Link. Direttrice, mi ascolti, signora direttrice. Questa è la vera tavoletta Sheikah. Direttrice? Oh, scusa, non ti ho ancora presentato la direttrice. La direttrice è proprio laggiù. In quanto direttrice del centro di ricerca di Finterra, è la massima esperta in materia di ancestrologia. Salve. Carina. Queste espressioni tipiche giapponesi, tra l'altro, almeno dei manga, anime, eccetera, giapponesi. Molto, molto simile. In qualità di ricercatore adoro la signora Pruna e con mio immenso piacere sono stato nominato suo assistente. A proposito, c'è una cosa che volevo che sapessi, Link. Puoi constatare tu stesso che la direttrice sembra una ragazzina, ma... niente, non sta a me doverti raccontare tutta la storia. Perciò scusa tanto, ma se vuoi sapere qualcosa di più sul suo conto, meglio che chiedi direttamente a lei. Va bene? Che ci dice? Hai visto che bello scherzetto? Il responsabile di questo posto non è Simon, ma sono io. Chic? Ok. O click, non saprei cosa dice. Ad ogni modo, l'incuccio, l'incuccio. Perché l'incuccio? Anche l'incuccio, no? Voglio sapere tutto del sonno rigeneratore. Hai fatto tanti bei sogni? Certo che non sembri cambiato di un pelo, però sono passati 100 anni, devi pure avere qualcosa da raccontare. Oh, non sai quanto sia felice di rivederti. Rivedermi? Eh? Link, ma perché mi guardi in quel modo? Cioè, non dirmi che non ti ricordi di me. No. Veramente? Che shock, non so se riuscirò a riprendermi. Neanche se ti dico che 100 anni fa, quando ti ha colpito la calamità Ganon, sei stato portato in salvo al sacrario della rinascita? Eri ricoperto di ferite e lì sei piombato in un sonno rigeneratore. E nonostante tutto ciò, non dirmi che non ti ricordi. Stiamo zitti, va, se no si arrabbia. Dunque, me lo segno. E questo era proprio prevedibile. In seguito a una fase di sonno rigeneratore della durata di 100 anni, il soggetto perde tutti i ricordi. Ecco fatto. Ah, scusa, chiedo venia. Ho l'abitudine... Anche lei dice chiedo venia, bello. Ho l'abitudine di prendere appunti su tutti i fenomeni strani che noto, sai? Mi copia con le parole. Piuttosto, visto che, che parlo sempre io, vuoi farmi tu qualche domanda? Sei una bambina? Che impertinente. Beh, forse non è proprio una domanda impertinente, anzi, forse è abbastanza logica. È che ho fatto una confusione pazzesca con un esperimento, un errore che però ha portato a dei risultati notevoli. Ho trascritto tutti i dettagli nel mio diario che si trova lì sopra, ma non leggerlo, troppo imbarazzante per me. Bene, chiudiamo qui questo discorso, veniamo al sodo. Andremo subito a leggere il diario, intendiamoci. Sono trascorsi ben 100 anni. Ora andrai a sconfiggere la calamità Ganon, che sta recuperando le forze, e salverai la principessa Zelda. Ovviamente, se avrai la tempra di farlo, io, l'unica inimitabile Pruna, ti reinstallerò gli strumenti di base mancanti nella tavoletta Sheikah. Che te ne pare? Sì? Bravo, risposta esatta. Bene, dunque, devi fare una commissione per me, ti pareva.
Sei uno è troppo strano. Perché fai quella faccia? È bello perché è il gioco che sembra che legga le cioè le tue sensazioni, diciamo. Cioè, è proprio è bella questa cosa nei dialoghi, mi piace tantissimo. Pensavi forse che ti aggiustassi la tavoletta shake gratis? No, figurati, ci mancherebbe. Noto che i giovani d'oggi sono particolarmente attenti ai dettagli. Anche se in realtà tu hai più di 100 anni. Bene, ti spiegherò i dettagli della commissione che mi devi fare. Hai visto il generatore spento che si trova all'esterno del centro di ricerca? Ho visto il cartello. Puoi portare la fiamma blu della fornace dalla fornace ancestrale e accendere il nostro generatore? Così facendo, questa carinissima... Sì, carinissimissima, scusate, pietra guida si attiverà e potremo installare gli strumenti base mancanti. Chissà se le ragazze oggigiorno usano parole come carinissimissima e roba del genere. Vabbè, non importa. Ad ogni modo, conto su di te per la fiamma blu. Dove la trovo dov'è la fornace ancestrale esattamente? Comunque, dici altro? Hai bisogno di qualcosa? Fornace ancestrale. Troverai la fornace ancestrale sulla collinetta dietro la casa di Xayosh. Dunque, devi uscire dal centro di ricerca, voltare subito a sinistra e proseguire finché non arrivi al dirupo. Guarda con il cannocchiale che hai sulla tavoletta Sheikah. Se vedi una fiamma blu, quella è la fornace ancestrale. Hai altre domande? No, niente. A posto. Solo un consiglio disinteressato. Quando riporti la fiamma blu della fornace ancestrale, puoi usare quella torcia vicino all'entrata. Va bene. Ok, d'accordo. Quindi andiamo... Andiamo? Il diario del giorno dopo? La torcia è questa? Ma noi l'avevamo già o l'ho data via prima? No, ce l'abbiamo, ok. Posso tenere quella. Sarà quella lì? La fiamma, forse? Credo, presumo, suppongo, la fiamma ancestrale? Io mi butto di qui, ragazzi! Vai, Link! Grande in questa maniera che magari ci scorciamo un bel po' il tutto, la strada da fare. Io spero sia quella, la fiamma ancestrale, perché altrimenti saranno guai. Mi fa segno lì, insomma lì, sulla minimappa, se vedete. Tanto ce la facciamo tutta via paravela. Molto bella sta cosa, mi piace parecchio. Là ci deve essere un sacrario nascosto lì dietro. Vedo tutto rosso. Link, vai. Link, non voglio cadere in acqua. Link, vai. Link, dai che ce la facciamo. Grande Link, perfetto. E arriviamo così tranquillamente. Bene. Quindi prendiamoci... Sì, è questa la fiamma, occhio. Mettiamoci la torcia, prima di tutto. E penso che dovremmo fare una cosa del genere. Ok. Io già che ci sono provo ad accendere anche le lanterne, eh. Si sa mai... Quindi dovrò trovare un metodo alternativo per arrivare di là, a occhio. Perché se cadi la fiamma si spegne, la fiamma blu. Quindi riproviamo. Se si corre si spegne, ok, questa è lunga. Magari taglierò qui più che velocizzare. Piove e si è spenta, piove e mi si è spento la fiamma. E ora come... Aspettate un po'. Forse si è spenta... No, no, si è spenta perché piove. Ok, devo aspettare che smetta di piovere, perché altrimenti non mi fa fare niente. Quindi benissimo. Al momento mi metterò un po' a cercare un po' in giro roba. Io spero che non si spengano anche tutte le lanterne che abbiamo acceso, perché ne ho accese parecchie, come si può vedere. Magari, non so, infiliamo in quella... in casa del contadino. No, dai, aspettate, perché sennò allungo l'episodio per niente. Aspettiamo un attimo... Il che smetta di piovere. Allora, ora dovrebbe smettere di piovere. Però prima di... No, prima di farvi... che smetta, volevo farvi vedere una cosa. Tipo, se sto sotto l'albero, qui non ci piove, come vedete, e la fiamma resta accesa. Se io mi allontano dall'albero... Questa è una figata cioè, veramente fantastica come cosa. Tra l'altro ora dovrebbe veramente smettere. C'è nuvolo lì, anche qui il servizio meteorologico non è che sia un granché, per la verità. Allora, lì sotto mi segnala nuvolo. Guardiamo un po' di smettere con quest'acqua. Ora, il punto è... Io sono arrivato fin qui. Io spero che... La fornace... Ok. Centro di ricerca in terra. Bene, ok. Abbiamo acceso... Impostato come punto di teletrasporto. Abbiamo acceso un punto di teletrasporto, quindi. Ottimo. C'è un modo per non aprire la porta. Perché non vorrei che aprendo la porta mi si spenga tutto quanto.
Scusate, controllo un attimino perché intanto prendiamo un calloncello, pensavo fosse un aerolino. Fungo rosso fuoco che cresce soprattutto nelle regioni più calde. Conserva il potere del calore e conferisce ai piatti un effetto termico utile sulle montagne innevate. Ok. Fa tipo l'affare... coso tipo peperone, come si chiamava. Proviamo, ragazzi. Non so altrimenti come fare. Tipo, se io li lascio aperto, poi prendo la fiamma qui... perché la porto all'interno. Mamma mia di quanto si stava per spegnere la torcia. Proviamo, non so, a fare questo. Come funziona qui la situazione? L'ho già accesa forse. Parliamo. Ma che no. Sì, la pietra guida ha iniziato a funzionare. Non c'è niente di misterioso in tutto ciò, è semplicemente così che funziona. La mia piccola pietra guida che fa battere forte il cuore di questa ricercatrice. Allora, reinstalliamo gli strumenti di vaso e la tavoletta shake. Grandi. Allora, fai un bel click. Non fare il timido. Ok. Niente male, grazie. Bene, bene, ora iniziamo il lavoro di riparazione della tavoletta shake. Blocco di sicurezza della pietra guida rimosso. E adesso, a te l'onore. Che succede adesso? Sono molto curioso di sapere che altro ci sbloccherà, perché effettivamente nei menu della pietra shake c'è un sacco di roba. Tavoletta shake riconosciuta. Conferma dei file mancanti. Scatta immagini, compendio di Hyrule e album. Avvio riparazioni? Forza gocciolina! Dai! E che ce la facciamo, ce l'abbiamo fatta anche stavolta, forza. Vediamo un attimo le nuove funzioni, sono veramente molto 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 curioso. Allora, intanto ci ha sbloccato lo scatta immagini. Crea un'immagine di ciò che stai osservando. Ok, le immagini scattate vengono salvate nell'album. Ogni volta che si riproduce un nuovo oggetto, questo viene registrato nel compendio di Hyrule automaticamente. È stato aggiunto uno strumento. Questo è l'album e questo è il compendio. Ok, quindi fauna, mostri, eccetera, eccetera. Riparazioni ultimate. Sono molto curioso ora se ci spiega anche un po' come funziona, perché già avere lo scatta immagini mi piace da morire. È fatto, allora, ora funziona bene? Vediamo un po'. Sembra, veramente, sembra Switch, quell'affare. Comunque, scatta immagini, compendio di Hyrule, album, sembra che ci sia tutto. Ascoltami un attimo, perché non provi la scatta immagini usando me come soggetto? Dai, va bene, d'accordo? Quindi premo L. E, pruna. Ah, scatta. Salviamo. Ok. Ma che, tra l'altro, ma quella è la maschera tipo Majora's Mask o qualcosa del genere. Cos'è? C'è anche verso falsi il coso, il selfie, attenzione. Cioè, le pose a seconda di la direzione in cui premo. No, che spettacolo. Dai, così, così, che ci facciamo anche la foto dell'arco da soldato. Mo vieni qui, salviamo anche questa, dai, che figata. Allora, inserimento della nuova immagine nel compendio, arco da soldato, ok. Panorama, esci X. Bene, questa cosa è una figata assurda. Click, ok, allora, come sono venuta? Ecco perché diceva click lei. Mi è scattata una bella immagine con la scatta immagini? Ne ho scattata una. Oh, fammi vedere. Dai, fammi vedere. Speriamo gli piaccia. Eh? Chi è questa bella ragazza? Ah, sono io. Scusa, mi sono emozionata un po'. Non l'ho fatto apposta. No, certo. Sì, figurati. Nel tuo album ci sono anche alcune vecchie immagini di paesaggi, non solo delle ragazze. So che un tempo la principessa Zelda usava le scatta immagini, ma... Senti, Link, siccome eri tu il cavaliere che scortava la principessa Zelda, immagino che l'accompagnasti nei luoghi in cui quelle immagini furono scattate, no? Ah, giusto. Non ti ricordi. Ma aspetta un attimo. Vuol dire che queste immagini di paesaggi conosciuti... potrebbero aiutarti a recuperare la memoria. Perché non vai a parlare con Impa? Lei sa molte più cose su Zelda di quante ne sappia io. Ah, dimenticavo. C'era un'altra cosa che volevo chiederti. Puoi farlo anche dopo aver incontrato Impa, ma devi andare a cercarmi dei materiali ancestrali. Li puoi portare a me o a Rovely, al centro di ricerca di Akkala, che non ho idea di dove sia Akkala, ma sono dettagli. In cambio dei materiali ancestrali ti darò un bel regalino. Sì, dai, cicci. Tipo? Se te li do ora... Che regalino?
Sono felice che tu me l'abbia chiesto. Se mi porti dei materiali ancestrali ti potenzierò gli strumenti. Per potenziare il sensore Sheikah servono 3 viti ancestrali e basta. Se vuoi potenziare le bombe radiocomandate ti servono 3 assi ancestrali. Per potenziare lo stasis servono 3 nuclei ancestrali. Se hai capito, allora muoviti. Vai a cercare i materiali ancestrali. Ok. Ma Roveli, esattamente, credo che prima dovresti andare a parlare con Inca, con Impa. Comunque, se hai dei materiali ancestrali, allora potremmo già iniziare a potenziare la tavoletta Sheikah. Sì, perché ho i materiali. Ok. Sì, grazie. Dunque, quale strumento vuoi potenziare? Il sensore, perché è l'unica cosa che ho, se non erro. Mi serviranno 3 vite ancestrali, va bene. Certo, se gli chiedevo cosa cambiava. Ok. Sic, dai, facciamo come dice lei, click. Ok, grazie mille. Bene, 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 ora diamo il via al potenziamento del sensore Sheikah. Blocco di sicurezza della pietra guida, rimosso. E adesso, a te l'onore. Ci vediamo anche questo, perché sono curioso adesso di vedere un po' cosa potenzierà effettivamente. Magari sarà a un raggio più ampio, qualcosa del genere. Ok, potenziamento in corso. Vediamo un po' la classica gocciolina che scende giù, che sono soddisfazione anche in questo modo. Gocciolina scesa. E dici tutto. Sensore Sheikah Plus. Localizza ciò che cerchi. Il sensore è potenziato e può localizzare oggetti di diverso tipo. Reagisce quando ti trovi in prossimità di ciò su cui è sintonizzato. Segui la direzione in cui il segnale diventa più forte per trovare ciò che cerchi. Ok, praticamente noi selezioniamo un qualcosa e lui ce lo cerca direttamente, invece che prendere praticamente cose generiche. Bello, bello, bello. Selezioniamo noi esattamente cosa vogliamo. Presumo vada a consacrare magari villaggi o qualcosa del genere. Forse punti di interesse, non saprei. Comunque, molto carino. È tutto perfetto. La mia piccola pietra guida si è comportata benissimo. Come sono felice. Oh, il sensore Sheikah Plus. Voglio vederlo. Hai sentito? Se non ti spiace, perché più tardi non mostressi Moni il sensore Sheikah Plus? Ok, allora direi che per questo episodio ci possiamo salutare qui. Nella prossima faremo vedere a Simon il sensore Sheikah Plus. Poi andremo a riparlare con Impa, vedere un po' cosa ci dice delle immagini che abbiamo trovato dentro la tavoletta Sheikah, ora che è potenziata con tutti gli strumenti base. Se questo video vi è piaciuto lasciate un like, mi raccomando, se vi va condividetelo sui vostri social, mi farebbe molto molto piacere. Sempre se vi va aggiungetemi agli amici di Switch, Steam e PlayStation Network. E sempre se vi va iscrivetevi ai miei canali Facebook e Twitter e seguitemi su Miiverse, Instagram e Telegram. Trovate tutto ciò di cui avete bisogno in descrizione di questo e di tutti gli altri video del canale. Un saluto ancora da Axios00 e alla prossima, ciao!